rotonda organizzata da Confassociazioni con la sua branch Confassociazioni Privacy e Cyber Security sul Digital Markets Act e sul Digital Services Act, due delle normative più importanti che stanno per atterrare nell'Unione Europea e che comunque in qualche modo avranno degli effetti non solo sui consumatori e sui cittadini, ma anche sulle imprese del continente e in particolar modo anche per quelle italiane. E per parlare di questi temi abbiamo come Confassociazioni avuto il piacere di condividere questo palco con Gianluca D'Ascenzio, che è il presidente del Codacons, con Raffaella Grisafi, che è la presidente dell'OIC, e con il dottor Cotugno, che è il direttore dell'AGCON, che ci raggiungerà telematicamente, se non ho capito male. L'apertura dei lavori avrebbe dovuto tenerla l'onorevole Porta, che purtroppo per motivi istituzionali è impegnato fuori dall'Italia, e porta però i saluti dell'onorevole Fabio Porta, il presidente di Confassociazioni International, Gianni Lattanzio, a cui cedo la parola. Grazie, con particolare entusiasmo che oggi sono con voi per affrontare un tema che è veramente molto importante nel contesto contemporaneo, europeo e globale. Si tratta di attivare governance necessarie e utili per i nostri sistemi. Ecco, l'onorevole Porta, che si trova attualmente in Brasile, è eletto all'estero e nel Sud America, e quindi è una di quelle persone attente a una governance dei processi innovativi. Quindi con favore segue le attività di Confassociazioni, anzi ringrazio anche a nome di Porta Confassociazioni per portare all'interno del Parlamento italiano, in questa sala, il dibattito su questo tema delicato e importante, che è la governance dell'innovazione, nella fattispecie dell'innovazione del settore dell'information technology. Ecco, le trasformazioni digitali che ci sono state negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, se noi andiamo a vedere, sono iperboliche, fantascientifiche, se pensiamo a quello che è possibile fare oggi rispetto agli anni 90, no? Qualcuno dice, vabbè, dove sei? Ti mando la posizione, quindi col telefonino, c'è una interconnettività molto forte, cosa che era solo dei film di fantascienza qualche decennio fa. Ecco. Di questo dobbiamo prendere atto. Quindi, possiamo dire che, anche se noi non ci riflettiamo, però questa realtà è fatta di piattaforme globali attraverso le quali è possibile agire, operare su internet. Queste piattaforme sono diventate parte della nostra vita. Ecco, quindi l'esperienza di chi vive all'estero, eccetera, e usa molto internet. Pensiamo che i nostri italiani all'estero sono costantemente collegati per seguire, molto più di quelli che stanno in Italia, l'operato istituzionale e parlamentare dei loro rappresentanti. Per cui se il parlamentare eletto in Italia magari dice una parolina sbagliata, quello eletto all'estero può stare pur sicuro che se sbaglia una piccola cosa oppure dice qualcosa che non risponde alle necessità del proprio elettorato, della propria constituency, ecco, viene subito notato e richiamato. Quindi, questo per citare, no, come queste realtà tecnologiche hanno anche influito nei rapporti democratici. Ecco, quindi penso quindi al ruolo di Google, di Amazon, social network, che poi diventano queste realtà di cui oggi parleremo, cioè il Digital Markets Act e il Digital Services Act, diventano i gatekeepers, che in questi nuovi regolamenti viene definita anche la figura del gatekeeper, no?
che è una questione essenziale, importante. Ecco. In questo quadro tutti sappiamo più o meno che ci sono state, perché è nato un po' in un far west, tra virgolette, questa innovazione, le grandi aziende hanno assunto posizioni spesso dominanti e quindi sono state loro a dettare le regole. Ecco, noi dobbiamo salutare veramente con favore quello che sta facendo l'Unione Europea, cioè cercare di regolamentare. Ecco, regolamentare perché anche in passato queste realtà, assumendo posizioni dominanti, svolgendo una influenza, non indebita influenza, ecco, undue influence, dicono gli inglesi, no? Quindi un'influenza non indebita, ecco, potremmo dire indebita, questa undue influence sulla democrazia, sui processi di innovazione, sulla percezione anche della realtà e del futuro da parte dei cittadini, ecco, lo hanno fatto senza un quadro normativo chiaro. L'Unione Europea interviene su questo, interviene dando un quadro generale uniforme a livello dei paesi dell'Unione e adesso è importante implementarlo nei singoli stati. Ecco, io mi sono segnato le date perché me ne dimentico sempre. Il Digital Markets Act è entrato in vigore il 1 novembre del 2022. Il 6 settembre 2023, quindi da poco, la Commissione europea ha cominciato a definire i gatekeepers, perché ci sarà un elenco di gatekeepers, quindi definito questo elenco di gatekeepers, poi sarà possibile applicare le norme, anche le sanzioni che sono contenute, sanzioni anche molto forti in caso di sanzioni monete economiche molto forti in caso di non osservanza di queste regole antitrust. Ecco, antitrust, sì, abbiamo l'antitrust anche a livello europeo, ma è qui la grande novità, è qui quello che mi preme rilevare sul piano politico, perché noi passiamo da un post, da un intervento regolatorio post a un intervento regolatorio ante. Cioè, qui l'Unione Europea interviene definendo le regole per prevenire che si costituiscano posizioni dominanti, per prevenire che il cittadino subisca dei disagi nel processo di costituzione dell'informazione. Quindi che ci sia un'informazione sempre più, e questo è compito dei servizi, Digital Services Act, un'informazione sempre più rispondente, trasparente, per cui il cittadino potrà capire come mai è stato orientato a quell'informazione e perché. Ecco, tutto all'insegna, io non entro nel merito delle questioni tecniche perché ci sono gli esperti che sono sicuramente molto più bravi di me, però sicuramente dobbiamo prendere atto che questa attività di lawmaking del Parlamento europeo, della Commissione europea, dell'Europa è un punto fondamentale nella storia dell'Europa e nella storia dell'evoluzione della governance dei processi di information technology a livello globale, che poi continua anche con la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, dove si può dire che l'Europa assume una posizione che si rileva anche in questi contesti, che mette l'uomo al centro, la persona al centro. Una posizione un po' diversa dalle altre grandi aree, ma che è una posizione importante. Lo dobbiamo ad una legislazione che sappia porre al centro il vero interesse della persona e uno sviluppo sostenibile anche in questo contesto. Perché la sostenibilità va riferita anche all'evoluzione delle strutture digitali, nella misura in cui esse sono rivolte all'uomo e all'attività umana. Ecco, questo credo che sia molto importante
E oggi le aziende, le grandi aziende tech, che non avevano regole sostanziali definite, appropriate, oggi si trovano di fronte, almeno in Europa, e questo influenzerà anche il resto del mondo, che si riapre qualcosa. Che dobbiamo discutere nei singoli stati membri e discutere nella società, tra i consumatori, tra i cittadini, e quindi è bene che Confassociazione oggi avvii questo dibattito e che ci siano espressioni del mondo dei consumatori, espressioni del mondo delle istituzioni che dialogano anche per tracciare piste adeguate di riflessione e di lavoro che vadano più nel concreto. Quindi grazie al scusate la voce, grazie al presidente Deiana e grazie a tutti gli ospiti che sono qui. Bene, grazie a Gianni Lattanzio per il saluto che ha voluto portare per l'onorevole Fabio Porta, ma soprattutto per queste parole introduttive che ci hanno dato modo di entrare subito, diciamo, nel tema, perché in effetti queste sono norme estremamente rilevanti non solo per i cittadini e i consumatori, ma anche per le imprese. Confassociazioni, abbiamo ovviamente qui con me alla mia sinistra il fondatore, il presidente e l'ideatore di Confassociazioni, Angelo Deiana, a cui spetterà poi la sintesi finale di questi lavori che sono stati brillantemente introdotti da Gianni Lattanzio. E, ecco, dicevo, Confassociazioni è una realtà che nasce per rappresentare le professioni all'indomani dell'entrata in vigore di una legge nel nostro paese che era la legge 4, ma si è evoluta e oggi è una rappresentanza particolarmente articolata e complessa, sia in termini numerici sia in termini di lavoratori che rappresenta, perché è vero che sono professionisti, ma molti esercitano questa attività sotto forma anche di impresa. Ecco, queste due normative, il Digital Market Act e il Digital Services Act, impattano su tutti e due questi mondi, il mondo dei consumatori e il mondo delle imprese. Ed è questo il motivo per cui questo dibattito lo abbiamo voluto articolare come Confassociazioni alla presenza sia di una rappresentanza significativa del mondo dei consumatori, ovvero sia il Codacons, sia con la voce delle imprese, ma una voce delle imprese capace di coniugare la tutela con la concorrenza, la voce delle imprese fatta da un organismo che ormai è anch'esso ha più di 10 anni, se non ricordo male, vero Raffaella, nel mondo della rappresentanza appunto delle imprese, che però tenta di far dialogare questi due mondi affinché non vi sia una contrapposizione e che, iniziamo proprio dalla dottoressa, anzi dalla collega, avvocato Raffaella Grisafi, sull'analisi di queste due normative, perché in effetti diciamo che l'impatto che avrà sulle imprese in termini di concorrenza e tutela dei consumatori saranno significativi. OIC è da sempre attenta alle iniziative legislative che impattano su questi due mondi, cercando di farle armonizzare su quello che è appunto il territorio dove atterrano, e quindi ecco il punto di vista di OIC su queste due normative qual è? Grazie Marco e grazie soprattutto a Confassociazioni per questo invito quest'oggi, che ci permette fondamentalmente di portare il nostro contributo ad una discussione che, come diceva prima Gianni Lattanzio, si inserisce in un contesto sociale iperbolico, in un contesto tecnologico iperbolico, e che molto spesso trascura una interlocuzione a più voce, una riflessione corale su questi temi. In questa maniera invece possiamo probabilmente anche offrire il nostro punto di vista su due, diciamo, gemelli normali. Così sono stati definiti in fase di primo commento, che si inseriscono in quello che è la strategia normativa europea per un mercato sicuro e trasparente dei servizi digitali.
che appaiono quanto mai sicuramente strategici. I primi commenti che stiamo leggendo su questi testi focalizzano l'attenzione sul fatto che questi sicuramente andranno a migliorare tutto lo scenario che finora è stato del resto ampiamente anticipato, cioè lo scenario della concorrenza, lo scenario della condivisione dei dati, che fino ad ora era monopolio delle big e che ora potrebbero finalmente aprirsi a tutta una serie di operatori all'interno del settore. Tutto il fantastico, come viene a dire, mondo degli algoritmi, perché ci sarà tutta una serie di regole che andranno in qualche maniera ad aprire una finestra su questo mondo e quindi sicuramente andranno ad impattare. Qual è il punto di osservazione privilegiato dell'osservatore da questo punto di vista? Si è abituati a guardare agli interventi normativi in maniera settoriale e quindi ad analizzarli a seconda dell'interesse di cui si è portatori, della prospettiva a cui si avvezzi. La riflessione che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo è quello di capire quali possano essere gli ulteriori impatti, perché non vi è dubbio che ci saranno elementi di un upgrade in termini di concorrenza, accesso al mercato, valore per le aziende, però c'è un aspetto che qui mi permetto di sottolineare con voi tutti, si tratta di materiale da maneggiare con cura, perché stiamo discutendo, stiamo facendo riferimento a temi come la gestione dei dati, la gestione contrattuale che oggi era unilateralmente imposta dalle grandi piattaforme e che domani potremmo ritrovarci dover essere affrontata alla capacità di contrattazione delle singole imprese, della piccola e media impresa, il rapporto con i clienti sulle grandi piattaforme di crowdfunding, di peer-to-peer, cioè quelle piattaforme che sino ad ora sono state monopolizzate dalle competenze, mi viene da dire anche, giuridiche, tecniche, tecnologiche dei grandi monopolisti di questo settore. Cosa ne deriva? Ne deriva che sì, dobbiamo probabilmente parlare di possibilità e opportunità per le aziende, ma bisogna avviare un percorso anche di sensibilità a quella che è una cultura di gestione consapevole, riprendo quanto diceva prima Gianni, sostenibile dell'innovazione normativa e tecnologica nel nostro paese. Perché la cosa che dovremmo probabilmente fare, oltre ad accogliere questi testi, è cominciare a condividere una strategia di conferimento, di pianificazione per quella che dovrebbe essere una sorta di, per aiutare le imprese ad abitare questa nuova dimensione digitale in cui saranno chiamati ad essere proattivi e ad essere protagonisti, perché come vedremo sicuramente anche dopo le imprese devono capire che adesso che intervengono sul mercato in maniera così più da protagonisti ci sono rischi che possono essere i dark pattern che fino ad ora erano sconosciuti, ci sono rischi che sono legati ad esempio a tutti i regimi particolari di esonero di responsabilità, i rischi che derivano appunto dal maneggiare dati personali in maniera più articolata. Allora qual è il punto e qual è l'ulteriore aspetto? Che sicuramente questi atti devono essere salutati con favore perché rappresentano, come si diceva prima, un encomiabile tentativo di intervenire ex ante su un sistema di mercato e sociale che sta correndo velocemente. È indubbio che tutto ciò comporterà un beneficio per i consumatori, del resto lo stesso Data Services Act al considerando un numero 10 sottolinea che il diritto unionale comunque il regolamento fa salvo tutto l'intervento in materia di tutela del consumatore, quindi non vi è dubbio che in ogni caso in maniera diretta o indiretta ne beneficerà il consumatore. Che cosa possiamo fare? E mi avvio alla conclusione, però entrando forse nell'aspetto più importante. Abbiamo bisogno che tutti, la norma non è un caso, che per la prima volta definisca sotto una unica definizione giuridica sia le imprese che i consumatori, che vengono definite dal DSA come destinatari del regolamento. Allora questi destinatari questa volta sono sottoposti ad una medesima strategia, che è una medesima strategia di consapevolezza. Abbiamo bisogno di accogliere questo nuovo tessuto normativo con la consapevolezza. La consapevolezza è figlia della cultura che proviene da un esercizio di educazione digitale e di educazione in termini di tutela di diritti e di proprio capacità di saper utilizzare in maniera trasversale, perché nel parlare di questi strumenti noi stiamo toccando materia incendiabile, mi viene a dire, come i dati personali, la tutela dei consumatori, i diritti industriali, il diritto d'autore e chissà quanti altri ne vedremo. Quindi quello che posso dire è che quello che dobbiamo forse chiedere al legislatore in questo percorso è quello di pensare ad un recepimento nel nostro ordinamento che tenga conto di quelle che sono le necessità delle nostre aziende e
e di quello che è il grado di sostenibilità anche di questa innovazione legislativa, che tenga conto dei bisogni dei consumatori e che tenga conto del fatto che non si può pensare, in un contesto così iperbolico e torno a dirlo così complesso, tutta questa navigazione in questo territorio, in questa terra straniera, sia affidata all'autoconsapevolezza o a una sorta di capacità autodidattica delle imprese, delle microimprese, dei clienti. C'è bisogno di una pianificazione condivisa in cui tutti in qualche maniera apportino il loro contributo, e in questo senso, e vado a chiudere veramente, sarà strategico secondo me il ruolo di strutture come Confassociazioni, come l'associazione di consumatori, cioè tutti quei soggetti che attraversando, accompagnando i protagonisti, perché i protagonisti sono le microimprese, sono le imprese, sono i consumatori di questa innovazione, possono in qualche maniera fornire a questi soggetti tutto quel know-how, tecnologia, competenza che oggi le nostre imprese non hanno, perché oggi si sta dicendo alle imprese: ragazzi, potete competere sul mercato, accedere a... erano monopoli di big che hanno strutture veramente sovradimensionate. Allora il nostro ruolo qual è? Quello di fare una diffusione culturale, quello di chiedere al legislatore di non correre ma di creare soluzioni sostenibili, e quello di condividere una strategia di educazione alla evoluzione digitale, altrimenti questo sarà stato un bel tentativo europeo che sicuramente ci farà leggere e studiare diritto nei prossimi anni, però non avrà risolto quelli che sono i problemi reali a cui siamo chiamati in qualche maniera a dover rispondere con soluzioni concrete. Grazie. Si sente? Sì, perfetto. Grazie Raffaella per il contributo e in effetti anche per aver toccato un paio di temi, soprattutto quello del dark pattern, che ci dà la possibilità di dare la parola a Gianluca D'Ascenzio per approfondirli. Ma prima di questo io volevo richiamare l'attenzione ovviamente di tutti noi a quelle che sono le conseguenze del mancato rispetto della normativa per i gatekeeper. Questi grandi provider, questi grandi fornitori di servizio che tutti quanti noi siamo abituati a conoscere, perché in effetti le ammende sono rilevanti, perché sono fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo per impresa o fino al 20% in caso di violazioni ripetute. Poi c'è una penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero, che non è uno scherzo, e poi ci sono le misure correttive, perché in caso di violazioni sistematiche degli obblighi alle piattaforme possono essere imposte ulteriori misure correttive a seguito dell'indagine di mercato che dovrà essere condotta. Quindi in effetti sembra che la politica, che le istituzioni stiano un po' stringendo, diciamo, il campo di libertà nelle quali si erano mosse le grandi realtà del mondo del digitale, e finalmente la politica torna con questi provvedimenti a dare un segnale ai cittadini di presenza. Bene, Gianluca D'Ascenzio, la domanda rimane quella di prima, quindi se sul dark pattern e soprattutto sulla pubblicità, se ci sono dei profili che ravvisi come critici e che in qualche modo, come ci aveva anticipato Raffaella nel suo intervento, devono essere affrontati in forma più convincente nei prossimi mesi. Grazie Marco, anche io ringrazio Confassociazioni per questa opportunità. Perché in effetti siamo tutti quanti abituati oggi ad utilizzare lo smartphone per fare degli acquisti, e quanti di voi quando hanno comprato qualcosa su piattaforme che stanno o oltreoceano, cioè sia pensiamo agli Stati Uniti piuttosto che all'Estremo Oriente, quante volte siamo stati sollecitati a fare un acquisto perché magari compariva un pop-up che ci diceva che l'offerta scadeva entro pochi minuti, e quindi o ci sbrigavamo a cogliere quell'opportunità o altrimenti avremmo perso l'occasione di fare un acquisto a prezzi scontati, piuttosto che quante volte ci è capitato di acquistare un servizio, un abbonamento, tutto in modo estremamente facile, ma invece quando poi si trattava di disdire l'abbonamento non si riusciva più a capire qual era la pagina, come contattarli, quindi l'abbonamento si rinnovava automaticamente, piuttosto che a chiudere i pop-up perché banalmente la crocetta, la X con la quale si chiude quella finestra è scritta o con un colore chiarissimo per cui non si vede sullo schermo di un computer, figuriamoci su un cellulare. Questi sono i cosiddetti dark pattern, cioè gli strumenti ingannevoli che sono stati utilizzati per molti anni in tutto il mondo, anche da noi in Europa,
per costringere il consumatore ad un acquisto non consapevole, a fornire piuttosto i propri dati, e quindi sappiamo che nell'ultimo tempo la Commissione europea ha iniziato a seguire con molta attenzione, ha fatto delle indagini anche con l'aiuto degli istituti universitari sulla analisi della conformità di alcuni siti internet di e-commerce rispetto alla normativa vigente. I dati sono sempre stati allarmanti, al punto tale che si è iniziato a intervenire prima con le direttive sulle pratiche ingannevoli, che è stata recepita anche in Italia, quindi integrando anche quello che è il codice del consumo, ma anche i garanti europei, il garante privacy italiano, hanno iniziato ad intervenire per cercare di far smettere questo fenomeno che costringe, coarta la nostra volontà nel momento dell'acquisto. Tant'è vero che l'European Data Protection Board, che è il comitato che riunisce tutte le autorità garanti europee, ha inviato delle linee guida che sono state recepite anche nel nostro paese dal garante italiano, che ha realizzato anche una pagina, un'infografica che ci aiuta a capire anche come reagire a queste forme di coartazione della nostra volontà, perché non è banale. Quante volte ci vediamo o ci sentiamo poi dopo aver fatto quell'acquisto, aver accettato quella costrizione, perché magari dopo aver superato l'impulso iniziale, poi pensiamo a tanti acquisti che facciamo soprattutto nel settore dell'abbigliamento, no? Cioè magari sono acquisti compulsivi, e se c'è un'occasione, per tante volte il consumatore non sa riflettere sulle conseguenze del proprio acquisto. Tutto questo d'oggi in poi non sarà vietato solamente per illecito trattamento dei dati personali, perché viene manifestato un consenso che non può essere considerato consapevole, ma va a contrastare una normativa europea, e si è scelto la formula del regolamento proprio per renderla vincolante in tutto il nostro territorio, per dare uno strumento di trasparenza e di incremento della consapevolezza, che diciamo prima, sia ai consumatori, ma soprattutto anche per fornire nuovi strumenti alle imprese, ai piccoli, che prima erano di fatto costretti a rivolgersi ai grandi, big, alle multinazionali, che chiaramente con le quali non potevano competere, né, come diceva prima Raffaella, pensiamo anche alle dimensioni di queste società, che hanno solidi di consulenti, hanno strumenti tecnologici molto avanzati. Pensiamo alle piccole e medie imprese, pensate che anche alcune piccole associazioni, leggevo un commento sulle ricadute nel nostro paese della normativa europea da parte dell'associazione, esempio degli albergatori, che vedevano in questo un'opportunità per riuscire a riprendersi il mercato e a competere con, in realtà, con multinazionali che difficilmente invece avrebbero potuto contrastare. Quindi noi vediamo con molto favore il fatto che ci sia una trasversalità in questa normativa, perché, diciamo prima, cioè va a toccare sia i diritti dei consumatori e quindi va a toccare settori che sono di vigilanza di autorità diverse in Italia. Pensiamo all'autorità garante della concorrenza del mercato, pensiamo al garante privacy, pensiamo al garante delle comunicazioni, ma la collaborazione tra le autorità noi confidiamo che ci aiuti a far sì che il mercato diventi sempre più concorrenziale, più trasparente, offra nuove opportunità per le imprese, ma anche per i consulenti, per aiutare queste piccole imprese ad interpretare questa normativa. E poi siamo fiduciosi sul fatto che le sanzioni, che diceva poco fa Marco, che hanno scopo di deterrenza, cioè non vogliono essere punitive, però è chiaro che se c'è una recidiva, a quel punto il messaggio deve essere forte. È chiaro che in un mercato globalizzato la sfida, come diciamo prima, è quella di un'Europa che ha oltre 450 milioni di abitanti, di consumatori, di possibili soggetti che vorrebbero essere protagonisti del mercato, si devono confrontare con un mercato sempre più globalizzato, con un mercato dove le nuove tecnologie cerchiamo di utilizzarle e non di subirle, e quindi speriamo che con l'entrata in vigore di questa normativa i consumatori abbiano nuovi strumenti alla tutela. Fatto sta che ci rassicura il fatto che le autorità siano al nostro fianco e ci aiutino da una parte ad interpretare e quindi a fornire nuovi strumenti per arricchire la consapevolezza del consumatore, perché abbiamo scelto questi due elementi, questi percorsi ingannevoli piuttosto che la pubblicità. I messaggi devono essere chiari, il consumatore deve poter decidere liberamente, esprimere un consenso informato e consapevole quando conferisce i propri dati personali, quando fa un acquisto, quando chiede di non ricevere più un determinato servizio, quando chiede di non ricevere più messaggi di telemarketing. Questi sono temi che stanno molto a cuore ad oggi, sui quali ci stiamo impegnando. Quindi concludo ringraziando ancora Confassociazioni, e sicuramente questo è il primo di una serie di eventi che ci porteranno anche a vedere la ricaduta pratica di questa normativa. Grazie.
Bene, grazie, grazie a Gianluca D'Ascenzio. E in effetti le tematiche che hai ripreso nel tuo intervento, che erano state anticipate dal presidente dell'organismo Imprese e Consumatori, sono quelle che anche sul sito dell'Unione Europea in qualche modo vengono declinate. E io sono andato prima di questo evento a fare una piccola attività di ricognizione e sono andato a segnarmi su questo foglio appunto un piccolo, diciamo, sunto di che cosa cambia con questa nuova normativa sui servizi digitali per gli utenti, e riprendo proprio il termine che ha usato prima Raffaella Crisafi, cioè non i consumatori, non le imprese, ma vengono definiti come utenti tutti coloro che accedono per motivi professionali o meno ai servizi digitali. Insomma, in questi pochi punti in effetti sembrerebbe quasi una rivoluzione, perché il primo dice che gli utenti sono informati in caso di rimozione dei propri contenuti da parte della piattaforma e le possono contestare. Oggi non è così, oggi le piattaforme cancellano e la contestazione l'utente se la sogna sostanzialmente. Ma gli utenti avranno anche accesso ai meccanismi di risoluzione delle controversie del proprio paese, e quindi questo già garantisce una territorialità nella difesa che è un principio di democrazia sempre rilevante. Le condizioni generali dovrebbero essere trasparenti per tutte le piattaforme, alla norma dice che le condizioni generali sono trasparenti per tutte le piattaforme, e il tema della trasparenza è un tema che viene declinato nel nostro mondo italiano, ma anche in Europa, sostanzialmente per i servizi bancari, ma la trasparenza contrattuale per le imprese, diciamo, ancora fa fatica a essere urbi e torbi per tutto il mondo delle imprese. La maggiore sicurezza e la migliore conoscenza dei reali venditori dei prodotti che gli utenti acquistano, ed era quello che prima stavi brillantemente condividendo, perché oggi in effetti non si ha ancora chiarezza spesso di quello che in realtà stiamo comprando, un po' anche per la rebrandizzazione del prodotto da parte dei grandi canali distributivi. E poi gli obblighi più rigorosi per le piattaforme online di grandi dimensioni di valutare e mitigare i rischi per i diritti degli utenti. Ecco, questa analisi e attenzione del rischio è un profilo che sicuramente meriterebbe una devoluzione a organismi anche terzi per valutare se queste analisi dei rischi sono poi oggettive o meno, o così si fermano. Bene, questi sono, diciamo, i principali cambiamenti che queste normative vanno a introdurre, non per i gatekeeper che dovranno adottarli evidentemente, ma per noi tutti quanti utenti, consumatori, cittadini o imprese. Avevamo in programma anche il punto di vista del direttore della GCOM, che spero riusciremo a raggiungere, perché per impegni istituzionali si trova, se non ho capito male, a Salerno, ma stiamo cercando di raggiungerlo per un breve saluto e una condivisione di alcuni di questi argomenti con lui, per sentire il punto di vista dell'autorità che comunque nel nostro paese è preposta alla tutela. Bene. Adesso diamo quindi la parola al direttore della GCOM, Enrico Maria Cotugno. Ecco, Enrico, sei con il microfono, vediamo se... Sì, ti sentiamo, sì. Perfetto. Innanzitutto, ecco, saluto... i relatori... così importanti, mi dispiace non essere lì in presenza, ma ho avuto dei problemi all'ultimo minuto di natura personale, ma insomma ci sono sicuramente altre occasioni. Io sarò brevissimo anche perché c'è poco tempo e poi il collegamento telefonico è sempre un po' un'incognita. Ovviamente credo che il mio compito sia quello di aggiornarvi o quantomeno di commentare il ruolo che assume l'Agicom in questa vicenda della tutela del consumatore digitale. Io partirei con una brevissima premessa, che è una mia convinzione, quella che nell'attuale sistema digitale il consumatore è un soggetto ormai, diciamo, in maniera istituzionale. Sapete benissimo che la legislazione europea ha tutelato il consumatore solo qualora per una situazione contingente, personale o comunque di contesto.
questo era più vulnerabile rispetto al consumatore medio. Quindi c'era questo concetto di un consumatore medio che avrebbe dovuto tutelarsi da solo, avrebbe potuto tutelarsi da solo, e poi il consumatore vulnerabile invece che andava protetto. Penso ai contratti fuori dai locali commerciali, penso ai contratti a distanza, alle clausole vettatori, contratti standard, eccetera. Quindi l'approccio europeo fino ad oggi è stato quello di tutelare il consumatore quando per una circostanze si trova in una posizione particolarmente debole all'impresa. Nell'ecosistema digitale, secondo me, questo paradigma va ribaltato, nel senso che nell'ecosistema digitale il consumatore è in una situazione sempre di debolezza. Perché? Perché gli operatori commerciali online sono in grado di raccogliere una enorme quantità di dati che ci riguardano, di utilizzarli, di metterli a fattor comune, e quindi grazie anche all'intelligenza artificiale in tempo reale elaborarli e utilizzarli, per esempio, per proporci degli annunci personalizzati, per applicarci dei prezzi personalizzati. Poi, se abbiamo tempo, ci torniamo sui prezzi personalizzati. Di influenzarci, di farci arrivare i contenuti che in qualche modo ritengono possano interessare, in poche parole, di sfruttare le nostre esigenze o le nostre debolezze. E allora, se questo è il contesto, è ovvio che il consumatore digitale a questo punto va tutelato per default. Non c'è bisogno di indagare se sia più o meno debole del consumatore medio. È un consumatore che è in una boccia di vetro nella quale, dalla quale l'operatore invece professionale può scrutarne tutti gli aspetti e utilizzarli poi per le tecniche commerciali più o meno lì. E allora, se questa è la premessa, vediamo lo stato dell'arte. Ovviamente c'è bisogno di un approccio olistico, perché questa situazione comporta, involve una serie di aspetti. Quindi in un primo momento a livello comunitario si è pensato che bastasse in qualche modo aggiornare o rafforzare la legislazione esistente. Poi ovviamente nel giro di pochi anni ci si è accorti che in realtà c'era bisogno di una legislazione ad hoc che riguardasse sia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia il mercato in generale dei servizi digitali. Ecco che nasce il Digital Service Act, ecco che nasce la proposta di regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro vi segnalo che proprio oggi BEUC ha pubblicato uno studio dal quale risultano alcune evidenze che devono far riflettere. La maggior parte degli intervistati non si sente sicuro su internet, la maggior parte degli intervistati segnala come perniciosa il data tracking, cioè il fatto che le piattaforme traccino tutti i dati che ci riguardano, dove andiamo, quanto viaggiamo, che alberghi scegliamo, la nostra disponibilità economica, le nostre debolezze, eccetera, eccetera. E quindi finalmente anche i consumatori stanno iniziando a rendersi conto di quanto inquietante sia questa raccolta massiva dei dati che li riguardano. Ancora, la stragrande maggioranza è preoccupata per i minori, per la protezione dei minori, per la protezione anche negli ambienti di gaming, dove ci sono acquisti online, problemi a cancellare l'account. Sapete che quando provate a disiscrivervi da una piattaforma, da un'app o anche semplicemente da una mailing list, si utilizzano quelle tecniche che in inglese si chiamano di vergogna, cioè
ti fanno vergognare quasi, perché te ne stai andando, perché non rimani con noi? Anche queste sono tecniche che vengono più applicate quando più, grazie alla raccolta dei dati, ci si rende conto che quel soggetto potrebbe in qualche modo recedere dalla sua intenzione. Quindi in questo scenario quale potrebbe essere, quale dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni e in particolare dell'Agicom? Io credo che il problema vada affrontato sotto vari aspetti. Il primo sicuramente quello della trasparenza, quindi trasparenza sia sul fatto di interagire o meno con un sistema di intelligenza artificiale. Ormai tutti i rapporti con i consumatori vengono tenuti da delle chatbot, è praticamente un'eccezione ormai quella di poter parlare con un operatore commerciale, con una persona fisica. Ormai sono quasi tutte chatbot talmente sofisticate che sfido chiunque a capire in prima battuta che si tratta di un computer, di un'intelligenza artificiale, non invece di una persona fisica. Quindi trasparenza sul fatto che si stia interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, trasparenza sulla raccolta di dati, su quali dati vengono raccolti e a che scopo, trasparenza, ma qui siamo già su un livello più elevato, su come i dati vengono utilizzati e su come si raggiungono alcuni risultati, perché non ci dimentichiamo che spesso i nostri dati vengono poi utilizzati per prendere delle decisioni automatizzate che ci riguardano da vicino. L'esempio classico che si fa è quello delle assicurazioni o dei prestiti bancari, ma ormai l'intelligenza generativa, che va tanto di moda, ha reso questo aspetto molto molto più diffuso. Quindi innanzitutto trasparenza, e la trasparenza è un meccanismo, è un concetto delicato, perché poi con la troppa trasparenza si rischia di sfociare nel paradosso della trasparenza. Voi ricorderete quando fu approvata la disciplina sulle clausole vessatorie, a un certo punto c'erano talmente tante clausole nei contratti che si ottenne sostanzialmente l'effetto contrario, cioè che c'erano talmente tante disclosure, tante spiegazioni, tante clausole che poi l'utente medio ovviamente rinunciava a leggerle. Quindi primo, trasparenza; secondo, responsabilità, cioè la chiara individuazione di chi è responsabile per, nel caso in cui accada qualcosa di pregiudizievole per il consumatore. Nell'ambiente online questo non è sempre di facile risoluzione. Se io su una piattaforma di social network leggo un annuncio mascherato da Reel o da quello che volete, e poi acquisto un bene oppure incado in una truffa, allora lì c'è da capire di chi è la responsabilità. O semplicemente se mi viene hackerato il mio profilo del social network col quale lavoro, e poi sulla base di questo hackeraggio vengono pubblicati dei contenuti vietati e quindi mi viene bloccato l'account, io ricevo un danno enorme e dovrei essere in grado di risalire alla responsabilità non solo di chi mi ha creato il profilo, ma anche di poi direttore, scusami, automatico mi ha bloccato il profilo e non mi ha dato la possibilità di giustificarlo. Direttore, quindi, scusami se intervengo. Ti devo chiedere di avvicinarti alla conclusione, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando. Sto finendo. Responsabilità, non c'è responsabilità se poi non ci sono mezzi di tutela. Quindi garantire agli utenti online mezzi di tutela facili e veloci. E infine consapevolezza, quindi bisogna lavorare, questo è il ruolo, ovviamente questo è un compito ovviamente sui quali voi potete svolgere un ruolo fondamentale, quello di creare consapevolezza negli utenti su come vengono utilizzati i loro dati. Per chiudere,
abbiamo detto mezzi di tutela, voglio ricordarvi che proprio di questi giorni la notizia che l'Agicom è stata individuata come Digital Coordinator ai sensi del DSTA, del Digital Service Act, e nel Digital Service Act proprio sui mezzi di tutela è prevista la istituzione di meccanismi di giustizia alternativa che dovrebbe andare proprio in questo senso, quindi di garantire mezzi di tutela efficaci per i consumatori digitali. Grazie, grazie mille direttore. Grazie a voi e scusatemi ancora per la partecipazione da remoto. Grazie ancora. Ringraziamo nuovamente il dottor Cotugno e evidenziamo anche che poi il 26 di questo mese si terrà il convegno del Codacons su questi temi, dove tra i relatori avremo anche il nostro presidente Angelo Deiana, a cui tra poco darò la parola per le conclusioni di questo interessantissimo dibattito. L'unica cosa che mi riservavo, Angelo, era quello che mi hai sempre detto, di ritornare a calare un po' nella realtà. Abbiamo sentito Cotugno che ci ha, come direttore dell'Agicom, dato una visione, diciamo così, molto alta di quelli che saranno gli scenari futuri di questa aspettativa. Ma facciamo degli esempi concreti dei divieti, cioè quello che i gatekeeper non dovranno fare più, tanto per far capire in che mondo stiamo atterrando. Ecco, una delle cose che non dovranno fare, non dovranno riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento più favorevole in termini di classificazione rispetto ai servizi e prodotti analoghi offerti da terzi sulla loro piattaforma, ovvero impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma, ovvero ancora impedire agli utenti di disinstallare applicazioni o software preinstallati se lo desiderano, e infine tenere traccia per motivi pubblicitari degli utenti finali al di fuori dei servizi essenziali della loro piattaforma, senza previo consenso dei diretti interessati. Quindi sono cose proprio molto semplici e concrete che dovremo nei prossimi mesi poter percepire come consumatori. Ma a te la parola per le conclusioni di questo dibattito. Grazie Marco, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a chi ci sta seguendo in diretta sui canali della sempre efficientissima Camera. Io credo che dopo quello che è stato detto si capisca molto bene qual è il peso strategico di questo, che è un primo appuntamento di questo ciclo di seminari / iniziative che Confassociazioni Privacy, Cyber Security e Cyber Security non ce lo dobbiamo dimenticare, perché è un pezzo di questo mondo, farà nei prossimi mesi, proprio per approfondire un tema sul quale chi mi conosce sa che ci ho scritto un libro nel 2021 che si chiama Web Reputation, le nuove sfide della Data Driven Economy. Perché è chiaro che noi siamo passati da una fase di economia, chiamiamola novecentesca industriale, dove si scambiavano capitale e lavoro, a una fase dove si scambia conoscenza. Ma questa fase di scambio della conoscenza ha avuto un'accelerazione straordinaria, perché la conoscenza in realtà è una materia prima significativa, i dati e le informazioni, e la diffusione del sistema delle piattaforme e delle reti ha accelerato, veniva ricordato, alla velocità della luce. Quindi questa non è più una sfida competitiva, è proprio una guerra dei dati, la chiamano data war. E questo è importantissimo, perché io in quel libro scrissi una cosa che era anticipatoria, ma che veniva dalla mia esperienza sui mercati finanziari e bancari, che era l'ora di iniziare a fare la due diligence non più sulle carte ma sugli algoritmi. Perché se tu fai due diligence sulle carte ma poi gli algoritmi non sai come funzionano, sei sostanzialmente cieco. E questo sta producendo, in termini di consapevolezza perlomeno dei regolatori e dei principali protagonisti del sistema, diciamo così, un grande sforzo. Adesso noi parliamo, mi è piaciuta molto la definizione dei gemelli digitali, del DSA o del DMA, diciamolo in italiano, ma in realtà la regolazione che viene dalle sedi comunitarie è già importantissima. Abbiamo visto il regolamento MiCA sulle criptovalute, abbiamo visto la direttiva NIS che è più vecchia e il Cyber Security Act che è recentissimo sulla cyber security. Ma poi non ci scordiamo che sul piano finanziario c'è
diciamo così, il primo giocattolo con cui hanno sondato il tema che ricordava Marco dell'accesso a tutti dei dati, che è la PSD2. Adesso, senza che entriamo troppo nel tecnico, non c'è il tempo. Però è chiaro che questo è tutto uno sforzo complessivo di trasparenza e di consapevolezza, perché io ribadisco il tema della consapevolezza, perché noi è vero che siamo abbiamo i gemelli digitali, ma noi siamo piccoli, siamo alle elementari da questo punto di vista. E lo siamo noi che siamo teoricamente più evoluti dal punto di vista della conoscenza di questi problemi. Pensate agli altri. E questo ci deve far ragionare tantissimo, sia sulla tutela degli utenti, io non la chiamerei tutela dei consumatori, ma anche sui processi di education dei consumatori. Su questo la finanza, che sta sempre un passo avanti, perché è la prima che ha scambiato dati, parliamoci anche qui molto chiaramente, lo riprenderò rapidamente alla fine, perché ci sono dei temi di una profondità strategica importantissima. È chiaro che da questo punto di vista la gente deve diventare consapevole che i dati sono i suoi, perché quello è il primo processo. Il diritto di proprietà non si esercita soltanto sui beni, ma si esercita anche sui dati personali, sui dati comportamentali, sui dati finanziari, sui dati patrimoniali. L'esempio classico per tutti, dati sanitari, che forse sono i più delicati, sensibili da questo punto di vista. In Svizzera, dove non c'è un sistema di sanità pubblica, ma ci sono tante mutue private, possono essere venduti alle mutue, che naturalmente profilano ai fini assicurativi i propri assicurati, e vengono pagati. Vengono pagati proprio perché il processo adesso, futuro, dovrà essere quello inverso. Fino adesso noi abbiamo avuto accesso ai gatekeepers perché volevamo le piattaforme e le volevamo gratis. Non volevamo pagare. Qual era la forma alternativa di pagamento? Il baratto. Barattavamo i nostri dati. Adesso dobbiamo diventare consapevoli che, siccome questi soggetti sono diventati enormi, è chiaro che il rapporto si è squilibrato, è diventato un rapporto classicamente asimmetrico di tipo anticoncorrenziale, su cui ci sono esempi, noi i gatekeepers non è che ce li inventiamo noi adesso, la Standard Oil, che era la più grande compagnia di petrolio del mondo, nel 1911, di Rockefeller, nel 1911 venne spacchettata in 24 compagnie, da cui derivarono poi le famose sette sorelle. AT&T, la più grande compagnia di telecomunicazione americana, è stata spacchettata in sette società. Quindi il tema della consapevolezza e del ricambio della posizione asimmetrica alla fine genera provvedimenti antitrust, o dovrebbe generare provvedimenti antitrust. Però qui il tema è quello di inchiodarle queste piattaforme, perché queste piattaforme hanno poteri ultranazionali ormai. Non so se avete letto che qualche giorno fa che Elon Musk, che detiene un'altra rete ed è un altro gatekeeper, io fossi la comunità europea mi riferirei anche a quella, che è quella di Starlink, cioè dei satelliti. Elon Musk a un certo punto ha detto: ho staccato la rete di Starlink all'Ucraina, a cui lui fornisce supporto per i temi della guerra, perché volevo evitare che gli ucraini facessero un'altra Pearl Harbor con la flotta russa. Ora, vi rendete conto del posizionamento? Zuckerberg, in audizione davanti al Senato americano, quando gli hanno chiesto: ma secondo lei chi è un suo possibile competitore? Lui ci ha pensato un attimo e ha risposto: forse la Cina. Ora, vi rendete conto che spacchettare una grande società, la Standard Oil era un mostro, è difficile, ma spacchettare queste macro piattaforme di rete ultranazionali è ancora più difficile. Per questo c'è bisogno di agire subito, e per questo c'è bisogno di fare subito delle normative, vedere come cadono a terra e poi riconfigurarle alla luce dei risultati. E questo perché, e sto finendo, noi abbiamo già in realtà un esempio di come potrebbe andare a finire. Da una parte
con la zero regolamentazione, dall'altra con troppa regolamentazione. Basta andare in Cina. Basta andare in Cina e lì ci abbiamo tutti e due i mondi. Zero regolamentazioni sulle grandi piattaforme, Alibaba e via dicendo, tutta la regolamentazione del mondo su WeChat, dove ormai c'è il rating reputazionale per le persone. E dobbiamo andare a fare un passo avanti, se no ci cacciano. Perché poi tutto questo tema ricade anche in termini di rapporti sui soldi e finanziari. Non ce lo dimentichiamo, perché le banche sono stati i primi gatekeepers. Chiudere un conto corrente non è così semplice come prevedono le già comunque adeguate normative. E questo perché tutti questi gatekeepers si infileranno e si stanno infilando nel sistema finanziario, perché loro vogliono passare da un concetto, quello classico, che è quello di big data, a un concetto evoluto, che è quello di better data. Perché? Perché loro adesso hanno tutti i dati comportamentali dei noi clienti, consumatori, utenti, ma non hanno i dati patrimoniali e finanziari. Quando incroceranno i dati patrimoniali e finanziari con i dati comportamentali, governeranno il mondo. E questo chiaramente è un tema che non deve riguardare soltanto i privati, quanto alla logica potenzialmente autoritaria di questo meccanismo. Perché le grandi banche centrali stanno facendo quelle che si chiamano central bank digital currencies, cioè l'euro digitale, il dollaro digitale, lo yen digitale, la sterlina digitale. E guardate che lì si aprono degli scenari dove bisogna fare veramente coordinamento a livello europeo e sovranazionale, perché per quanto quei dati siano pseudo-anonimizzati, che poi sappiamo tutti che se uno c'ha un wallet digitale, l'IP di quel wallet è riconoscibilissimo dappertutto, quindi per quanto possano usare la blockchain, prima o poi un'agenzia delle entrate qualsiasi di qualche parte del mondo potrebbe fare una bellissima manovra, modello Amato 92, dove ti fa un prelievo con un click diretto sul wallet dove tu tieni l'euro digitale, e quello diventa una capacità dello Stato, di qualsiasi Stato, non sto facendo euro, dollaro, di essere altrettanto asimmetrico di quanto adesso sono le grandi piattaforme monopoliste che gestiscono i cosiddetti gatekeepers. Quindi grande attenzione, ci faremo tanti altri approfondimenti, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie Angelo.